Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Fantaprocesso e della partita contro VB Channel che è finita 1-1. Non riesco a vincere neanche in queste condizioni, è una roba. Maronna mia, maronna mia. Allora, partita che mi è andata anche abbastanza bene. Questo è il fatto, questo è il fatto. Che alla fine anche nei cambi e così non è andata male. In più aggiungiamo che mi ha segnato Antenucci e insomma. Dici buono, no? Dici vedi gol di Antenucci, vedi giocare i tuoi comunque, molti hanno preso dei bei voti, sia il Radu suo di Vincenzo, VB, sia il mio Gomisha abbiamo preso più, gli stessi gol perché 2-2. Insomma, direi che la partita si stava mettendo bene, peccato che le probabili formazioni, nessuno dava Inglese titolare domenica, sabato anzi. E così che ho messo Milik e Cutrone, pensando che tanto non giocava. Ecco, Milik non riesce più a segnare da una barcata di tempo. E Cutrone era fuori e speravo che non entrasse perché avevo messo Inglese in panchina. Invece è entrato, Cutrone non ha fatto nulla, ha preso un voto negativo. Cioè io da possibile altro più 3 e un voto alto ho preso 1-0 e un voto basso. Vabbè, sono quelle cose che ci stanno. Avevo anche l'assist di Lirola, tra l'altro. Boateng non ha segnato. E vabbè, sono quelle partite un po' così. Ed è finito 1-1 col buon VB Channel. Allora, è finito il girone d'andata. È andato malissimo, però va bene così. E adesso, settimana prossima, prossima partita, ci sarà l'inizio del girone di ritorno. E giocherò col Mona, il Matteo Marchesin. Il marchese bianconero. Come detto, appunto, detto Mona. Per tutti gli altri. Bene, ragazzi, adesso non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video, le prossime partite del Fantaprocesso, o meglio, le prossime sconfitte, perché tanto ormai l'andazzo è quello. Ciao a tutti!